Buongiorno, siamo a Grumello Cremonese nell'azienda agricola Palazzetto, un'azienda che da sempre ha prodotto latte, negli anni crescendo con i numeri. Oggi abbiamo 400 vacche da latte in produzione e per un totale di circa 900 capi compreso l'allevamento. Siamo in filiera controllata Granarolo da quasi 2 anni. Dal 2009 abbiamo iniziato anche una produzione di biogas e attraverso il biogas di energia rinnovabile, di energia elettrica per 1 megawatt di potenza generata sfruttando i liquami della stalla vecchia. Poi negli anni abbiamo proseguito investimenti nel settore delle energie rinnovabili con un impianto di biometano che è entrato in produzione nel dicembre 2022 per una capacità produttiva di 630 standard metri cubi di biometano che ancora utilizza il liquame, ma negli anni il liquame è aumentato perché c'è una stalla nuova dal 2019 e quindi oltre al liquame tutti i prodotti, le biomasse agricole che derivano dalla coltivazione dell'azienda. L'azienda ha per un 80% doppia coltivazione, quindi può sfruttare tutti i prodotti dell'azienda agricola, i reflui, come dicevo, ed alcuni sottoprodotti dell'industria agroalimentare. L'impianto è un impianto di upgrading a membrane, che riteniamo sia quello più semplice, e abbiamo fatto una derivazione tramite SNAM del metanodotto, quindi il biometano prodotto viene direttamente immesso nella rete SNAM. Per quanto riguarda i consumi energetici dell'azienda, abbiamo fatto dopo il primo impianto del 2009 una pannelli fotovoltaici sopra la stalla vecchia per 100 kW e stiamo completando proprio in questi giorni un secondo investimento sul tetto della stalla nuova per 350 kW di fotovoltaico, che vengono poi integrati da un cogeneratore per le ore in cui la produzione fotovoltaica non è sufficiente per gli autoconsumi sia di tutta la stalla dell'azienda che anche dell'impianto di produzione del biometano. L'azienda non si occupa solo di biometano, ma cerca di massimizzare le proprie risorse con risparmio idrico attraverso impianti fissi, pivot di irrigazione ad ali gocciolanti, e anche per la distribuzione di gestato abbiamo realizzato un impianto fisso per immettere immediatamente nei campi il digestato prodotto dagli impianti, rendendosi del tutto autosufficiente, non acquistiamo fertilizzanti chimici. E questo riteniamo sia anche un esempio di come un'azienda possa diventare anche esempio di economia circolare, perché tutto quello che viene prodotto dai campi passa nella stalla, negli impianti a biometano e attraverso il digestato ritorna nei campi. E in questo modo contribuiamo alla sostenibilità di tutta la produzione latte della filiera Granarolo, cercando di massimizzare, come abbiamo detto, tutte le risorse fornite dall'ambiente nostro.